Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Allora ragazzi, qui a casa ciliegia sono circa le 4:30 di pomeriggio e al piano di sopra c'è una cabina armadio che ci aspetta a braccia aperte, anzi direi ad aste aperte, perché non vede l'ora di essere riempita. Poi oggi, se riesco come tempi, non lo so perché non ho idea di quanto tempo ci metterò, vorrei iniziare a mettere a posto anche un po' di cose nel mobile del bagno al piano di sopra, per sistemare un po' anche quello. Staremo a vedere. E niente ragazzi, non ci resta che metterci al lavoro. Mamma mia ragazzi, sono sommersa dai panni, vado avanti da un paio d'ore circa, mi sembra di aver fatto ben poco, in realtà ho fatto, però continuano a saltare fuori scatole di panni, mamma mia. Comunque ho filmato poco perché è un continuo avanti e indietro, come avete visto sto dividendo le cose tra la cabina armadio, tra i mobili di qua, un delirio ragazzi, sicuramente non finisco oggi, no. Ci sono ancora troppe cose, però continuiamo, andiamo avanti. Allora ragazzi, per oggi mi fermo qua. Sono messa meglio di quello che pensavo prima, ragazzi, quando mi sono sfogata con voi. Ora non fate caso, mi raccomando, al vestiario che è tutto quanto stropicciato, cioè guardate sta camicia, sembra masticata, è tutto da stirare e sì, guardate, mamma mia, tremende. Solo che ho deciso di iniziare prima a predisporre tutto quanto e poi in un secondo momento stirerò. Prima preferisco avere tutto quanto un pochino più organizzato, altrimenti oggi ci avrei messo una vita. Ne approfitto per dirvi ancora un paio di cose. Praticamente, come vi ho detto prima, ho tirato quasi fuori tutto dalle scatole, mi sono rimaste un po' di cose che però non ho potuto tirar fuori perché in questa stanza mancano due strutture fondamentali che dobbiamo ancora realizzare e che serviranno proprio per questi indumenti e non vedo l'ora di farle. Poi l'altra cosa che volevo dirvi è che bene o male l'organizzazione che avevo pensato si sta dimostrando buona. Ho dovuto fare qualche spostamento perché alcuni indumenti li avevo proprio dimenticati, ragazzi. Questo perché non ho potuto disfare subito le scatole. Nei precedenti traslochi ho sempre disfatto subito sul momento e quindi mi ricordavo, non dico alla perfezione, ma quasi quello che avevamo. In questo caso invece sono passati quasi 6 mesi e ragazzi avevo dimenticato tantissime cose e infatti qualcosina ho dovuto spostare e devo ancora suddividere al meglio alcune cose, ma una suddivisione molto rapida, adesso ho iniziato così ad appendere. E a tal proposito, ecco, volevo dirvi una cosa importante che mi sa che negli altri video non vi ho detto. La mia missione in tutte le case in cui sono stata, e
fino adesso ce l'ho sempre fatta, quindi qua in teoria con lo spazio che abbiamo non dovrei fallire, è stata quella di non fare il cambio di stagione. Io non ho mai amato il cambio di stagione, ho sempre preferito avere tutto quanto a disposizione e devo dire appunto, come vi stavo dicendo, che nelle altre case ci sono sempre riuscite, quindi l'obiettivo è di riuscirci anche qui, ma ripeto, visto lo spazio non penso di avere grossi problemi e devo dire che per fortuna sia Luca che io teniamo solo i vestiti che realmente indossiamo, magari c'è qualche capo così che vaga, sta un pochino lì che non è proprio tanto utilizzato, però si tratta sempre di poche cose e questo aiuta veramente tantissimo scusate, questi capi, questi vestiti mi hanno messo a KO, stavo dicendo, questo aiuta sempre ubriaca, ragazzi, ma vi garantisco che non ho bevuto niente. Dicevo, tenere solo ciò che ci piace veramente, che utilizziamo, aiuta tantissimo nell'organizzazione e trovo veramente molto pratico non avere cambi di stagione. Anche in passato sono stata in case molto piccole e alla fine ce l'ho sempre fatta in un modo o nell'altro. E niente ragazzi, comunque adesso mi fermo, sia perché mancano queste strutture, ma anche perché si è fatto tardissimo, è ora di preparare la cena. Sento Luca arrivare. Sei tu, Lu? Chi è? Mi prende ancora in giro per il video dell'altro giorno. E dicevo, è arrivata l'ora di preparare cena. Però sono soddisfatta di quello che ho fatto oggi. L'unica cosa mi viene da ridere perché prima vi ho detto, sistemiamo anche un po' il bagno. Cioè, illusa, illusa totalmente. Anche il bagno. Non so, pensavo di metterci meno tempo, ma secondo me mi ha fregato proprio il fatto che queste scatole sono rimaste così per tanto tempo. Voleva spaventarmi, voi non l'avete visto. E in più abbiamo ravanato. Oh no, Lu, come abbiamo ravanato queste scatole? Mentre negli altri traslochi trovavo già tutto, non dico a posto perché una stiratina bisognava sempre darla, ma non ho mai trovato questa roba smangiucchiata. Guarda, guarda sta camicia se non sembra mangiata. No, è tutta morsicchiata, stropicciata e più non posso. Comunque se chiedi a un ladro chi è, ti risponde che sei cupo. No, ma intendevo, era solo un modo per attirare la tua attenzione, però ho sbagliato la modalità. Ah, vieni un attimo, Lu, perché ne ho combinata una delle mie. Allora, uno, questa la devo dire, uno dei vecchi, ora non mi ricordo quale ragazzi, comunque quando abbiamo fatto l'ultima spesa, non mi Sì. ricordo, ho cambiato all'improvviso titolo del video perché mi sono svegliata alla mattina ricordandomi che non avevo inserito una clip e quindi il titolo e avevo messo Vi porto sulla cattiva strada. I primi che hanno visto il video magari ci hanno fatto caso, però non avevo messo la clip, mi è venuto un flash alla mattina appena sveglia, la clip in cui vi spiegavo perché vi portavo sulla cattiva strada. In pratica, e lo dico adesso, così magari chi ha notato questo cambio di titolo capisce che non sono completamente suonata, anche se siamo lì lì. L'avevo messo perché da quando vi mostro le spese che facciamo, in tantissimi vi siete convertiti, tra virgolette, al fragolino e ricevo spesso, che faccio vedere a Luca, le vostre foto su Instagram o messaggi dove mi dite non l'avevo mai assaggiato, è buonissimo, non posso più farne a meno, eccetera, eccetera. E Luca mi ha detto, E guarda tra che l'altro così fai diventare tutti appassionati di fragolino. però l'hai comprato da tanto, non è E ancora non l'ho ancora. venuta. Stasera. Guarda, Strano. no, st e no, me ne ero dimenticata. Stasera lo facciamo, ne ho Con la bisogno. frittata di patate. Di nuovo, beh, dai, da un po' che non la Sì. E faccio. Però, come, vabbè, anche voi mi avete poi il cioccolato. consolata. Ah, sì, aspetta, una cosa alla volta, anche voi mi avete consolata dicendomi che la frittata è un po' il salvacena di tutti quanti. Io oggi non pensavo di metterci tanto per i vestiti, infatti nella clip precedente tu non l'hai visto, ho detto facciamo anche il bagno. Cioè, Sì. pensa come ero partita carica, vabbè. E quindi anche per stasera pensavo di riuscire a cucire, io pensavo dalle 4:30, pensavo di farmi le cose, invece alla fine solo i vestiti, vabbè, pazienza. E quindi Luca mi prende in giro quando vede che è tardi, che sto ancora lavorando, mi dice stasera frittata. Poi
po' di patate è la mia preferita. Ormai l'avrete capito che le patate sono un mio debole sulla pizza, la frittata, pasta e patate. Cioè, dovunque uno le metta, come le metta, sono buone, fritte, bollite, al forno, in padella, dentro un impasto. Sono sempre... Oh no? Sì. Sempre buonissime, ragazzi. Quindi stasera sì, faremo quello e fragolino. Perché ho bisogno di una... E poi cioccolata calda per Luca, perché... un paio di voi mi hanno proprio ricordato che non ve l'ho più mostrata la ricetta che eseguo io per... Luca e i suoi sacrifici. Tra l'altro vi ringrazio perché avete apprezzato tantissimo la torta al cioccolato che vi ho mostrato nel video dell'altro ieri. E una di voi l'ha chiamata la torta Luca, tra virgolette, mi è piaciuto tantissimo, d'ora in poi la chiamerò anch'io così. Comunque, detto questo, mi sembrava di dovervi aggiornare anche su qualcos'altro. Ah sì, l'ultimissima cosa, poi vado a cucinare, anche perché il braccio con cui sto tenendo la videocamera, soprattutto da quando è arrivato Luca che è più alto, non ha più sangue, è lì un pezzo di pietra, ragazzi. E mentre disfavo le scatole, mi è preso un attacco di, penso sia allergia pazienza. Hai sentito prima? Ma hai sentito prima? Uno starnuto dietro, anche adesso mi sento tutta... dici che... Tutta sta polvere. Vabbè, andiamo a cucinare la nostra frittata di patate. Potrebbe essere una cosa in cui ti sfido, che sai il video di ieri? Facile, forse. Girare la frittata sei capace? No, non l'ho mai fatto. Al volo. Audace, audace, vuol subito partire con quella al volo. Io devo dire che le primissime frittate che ho provato a fare così da sola... un disastro per girarle, cadute nel lavandino. Al massimo si fa il pasticcio. No, cadute nel lavandino, no, proprio, dico, le primissime. Ah, sì, sì, però io parlo proprio anni fa ormai, e quando mi approcciavo alla cucina per le prime volte. Disastro, vabbè, scendiamo, ragazzi. Allora, ragazzi, è la mattina dopo, infatti ieri sera né io né Luca ci sentivamo in grandissima forma e quindi abbiamo preferito dopo cena andare subito a dormire, per cui il povero Luca dovrà sacrificarsi questa mattina con la cioccolata calda, poveretto, per forza che poi non si sente bene, ragazzi, me lo mettete troppo sotto sforzo, prima due torte al cioccolato, adesso la cioccolata calda, insomma dobbiamo darci una calmata, ovviamente scherzo, e direi di metterci subito ai fornelli per preparare la nostra cioccolata calda. Allora, oggi vi faccio vedere la versione base, poi io la arricchirò in un secondo momento, ve lo faccio vedere, però vi dico che se volete, se apprezzate molto le spezie, si può direttamente nel pentolino aromatizzare quelle spezie che più preferite, cannella, peperoncino, chiodi di garofano, zenzero, non mi vengono in mente adesso tutti i nomi. E io questa mattina invece gliela faccio semplice perché Luca la preferisce appunto semplice, però poi la arricchisco in un altro modo. E questo arricchimento che vedrete non lo faccio sempre, ogni tanto sì, ogni tanto no, questa mattina mi sembrava carino farlo, visto che ieri era un pochino più mogino, ci vuole una ricarica extra. Il primo passaggio che faccio è quello di andare a sciogliere l'amido di mais e il cacao nella metà della quantità di latte che ci serve, spero di essermi spiegata. Comunque vi lascio tutte quante le dosi e le indicazioni in descrizione. Come vedrete io metto abbastanza amido, questo perché a Luca la cioccolata piace bella densa e non piace... come posso dire, più liquida. Se voi la preferite più liquida, dimezzate le dosi di amido. Altra indicazione, io non aggiungo zucchero perché a Luca piace il cioccolato fondente, infatti adopero sia il cacao amaro che il cioccolato fondente, come vedrete dopo. Se a voi invece piace la cioccolata al latte, vi consiglio magari di sostituire il cacao amaro con quello dolce e magari a questo punto di inserire un cucchiaino di zucchero. Secondo passaggio consiste nel far sciogliere il cioccolato all'interno dell'altra metà del latte.
quella che ci avanza, per intenderci, e una volta che sarà sciolto andrò ad aggiungere sempre all'interno di questo pentolino il composto che abbiamo preparato prima e a fuoco basso, mescolando sempre con la frusta, farò cuocere fino a raggiungere la consistenza che mi interessa appunto raggiungere. Come vi dicevo all'inizio, se volete aromatizzarla con cannella, chiodi di garofano, peperoncino, insomma le spezie che più preferite, vi consiglio di farlo proprio in questo passaggio, di andarle ad aggiungere all'interno del pentolino con il latte e il cioccolato. Allora, come vi ho anticipato, io oggi la faccio super carica, ma non la faccio sempre così. Mi viene da ridere perché mia nonna la definisce super ciccio bombosa questa cioccolata, comunque in generale tutte le cose extra le definisce così, ma Luca oggi ha bisogno di una carica in più perché ci aspetta una giornata di intenso lavoro, sì. Giusto? Allora, com'è questa cioccolata super ciccio bombosa? Metto all'interno della tazza dove andrò a versare la cioccolata un bello strato di crema alle nocciole. Come vedete ho ricoperto in modo comunque abbastanza casuale la superficie laterale. Poi a metà andrò a inserire un cioccolatino per avere un cuore più morbido e in superficie un po' di cacao. Quindi più cioccolato di così, amore mio, okay. Non si può. Ed ecco qua il risultato finale. Ragazzi, non so come saranno venute le immagini in cui versavo la cioccolata all'interno della tazza, perché mi ha aiutato Luca ma abbiamo avuto un po' di difficoltà come posizione poi del mio braccio per far scendere la cioccolata. Comunque è una cioccolata questa molto molto densa, io dico quasi budinosa perché a Luca piace proprio così, ma adesso chiamerei appunto Luca per il verdetto finale. Allora, ci siamo per l'assaggio finale, bella budinosa come piace a te. Luca, le cioccolate che devono essere non dense di più. È quasi un budino. Sì, sì, infatti budinosa. Per cui ragazzi, se voi la volete, guardate che consistenza. Per cui se voi la volete più cioccolata, diminuite, dimezzate le dosi dell'amido di mais. Sì, perché io offro un gusto un po' particolare. Sì, a lui piace proprio super, super, quasi una crema possiamo dire, un budino, non so come... Guardate che... Com'è venuta? Buona? Però buona. Bene. Soddisfa i tuoi gusti? Bene ragazzi, prova superata, ma non avevo dubbi perché gliela preparo in questo modo da anni e l'apprezza tantissimo, ma ripeto, Luca ama la cioccolata super super densa, quindi mi raccomando, se la volete fare ma volete averla più liquida, come di solito si beve, dimezzate le dosi dell'amido. Niente ragazzi, adesso preparo anche la mia colazione, siamo arrivati alla fine di questo video, oggi ci aspetta una bella giornata che voi però vedrete domani, quindi vi mando un grosso bacio, vi ringrazio per essere stati con noi anche oggi e ci vediamo domani in un nuovo video.